Adesso vi presento una persona fondamentale, una persona fondamentale nel nostro centro, Imma Battaglia. Imma Battaglia, ciao Imma! Ecco, eccola qua, questa ciao, è insostituibile. È una tua amica, un'amica di storica. Amica storica, ecco. Come stai, come trovi? Ci conosciamo da prima che arrivassi qui a Garbatella. Certo, questo centro, come lo trovi? Come lo trovi? Tu lo conosci bene? Sempre frizzante? Beh, no, allora, secondo me in questo luogo si fa sport. Sì. Lo sport e il benessere. Lo dico perché la confusione che c'è normalmente nei centri pseudosportivi è che fai l'allenamento, vai in palestra, senza capire che fare sport vuol dire fare in modo preciso l'allenamento, certo. E questo crea benessere. Quando si invertono le parti convincendosi che benessere è andare in palestra, vuol dire che uno non ha capito granché, fa le cose per moda, e invece qui si fa sport, e lo sport è una disciplina, è uno stile di vita, è un modo di considerare la vita, dove i valori sono la competizione sana, ma poi la birra tra amici, e quindi lo sport cambia la visione della vita. Parlami di Guido Ianello. Dove sarai l'otto di davanti al televisore? Allora, diciamo una cosa, che sì. Prima di tutto la famiglia Ianello sono tutti dei grandi sportivi, no? Però sicuramente Guido sta facendo l'esperienza della vita, Guido. Sì, e l'8 dicembre debutta, intanto è passato tra i professionisti nel pugilato in America, questo è già un passaggio importante, ma poi debutta l'8 dicembre al Madison Square Garden a New York. Primo incontro da professionista, saremo tutti davanti alla TV ESPN, oggi mi sono appena informata con gli amici, ma la prendiamo, per cui noi saremo in diretta alle 3 di notte in Italia. A tifare Guido, forza Guido, Guido è l'orgoglio poi non solo ovviamente del papà e del presidente, ma di tutti noi che lo conosciamo da piccolino. Certo. Ti trovo particolarmente in forma, evidentemente il programma che ci stai seguendo. Antonello Regina, il preparatore, quindi bisogna dare ancora una volta dare merito a Fabrizio. A chi sceglie? Sì, perché ha trasformato questa palestra, era importante, era rendere questo luogo il luogo riconosciuto un po' da tutti, a prescindere dall'età, a prescindere dall'agonismo. Qui tutti quanti veniamo, ormai siamo seguiti da Antonello Regina, ognuno ha un proprio lavoro personalizzato, io personalmente ne sto vedendo risultati incredibili, perché insomma, siccome sono un atleta un po' vecchietta, mi sono scassata tanto, ma sto recuperando tutto. Imma, ragazzi, è un pilastro, eh? Sì, quindi adesso dobbiamo fare una forza per Guido. Una volta, la prossima volta facciamo, perché tu adesso, Mario, in anteprima, saprai che qui stiamo per formare una società. Una società culturale, un'associazione culturale, dove faremo una volta alla settimana un evento dove ci sarà prima di tutto la musica, certo. Con la base il jazz, che è l'amore mio, ma anche altre musiche, altre cose. Imma sicuramente sarà. Io farò teatro, racconterò le barzellette. La marciatrice. E volevo dirti che l'altra sera, che abbiamo fatto una riunione così noi, fra amici, sì. Ci ha stupito, è un'attrice incredibile, la barzelletta napoletana, ragazzi, ha fatto impazzire. È perché poi canterò anche con il loro gruppo, se loro mi fanno cantare Voce Notte e me la sanno fare io. Irma è incredibile, io ti assicuro che tu non ti immagini che cosa combinerò. Però mi deve suonare Voce Notte. Voce Notte la suoneremo. La suoneremo. Vorrei dire che la suonerò anch'io, chissà quando. E tu pensa che lui suona la tromba. La suonerò. Facciamo piangere un po', bella Voce Notte. Voce Notte, ti scendi in da nottata, sta voce è mia, oh hai sentito? Bravissimo. Immagini che serata viene fuori. Dobbiamo chiudere. Sta per partire, infatti dobbiamo chiudere perché Fabrizio deve preparare. Secondo te si emoziona più il figlio o il padre? Forza, Guido Vianello. Ma Guido è difficile. Ciao. Ciao Mario. Ciao, forza Guido. Ciao.